Processo per l'efferato delitto della 47enne Loredana alla sbarra il 19enne. I fatti si verificarono il 27 settembre 2018, quando Loredana Lopiano fu accoltellata ad Aula davanti alla porta della sua abitazione. Giuseppe Lantieri, 19enne, ad aprile scorso aveva interrotto la relazione sentimentale con la figlia della vittima, ma non si era rassegnato. Il giovane, preso dal rancore, accecato dall'ira, ha ucciso la mamma dell'ex fidanzata perché la riteneva la principale responsabile della fine della relazione amorosa con la figlia ventenne. Secondo una prima ricostruzione, l'omicida, 19 anni, poco dopo le 7 di giovedì mattina, 27 settembre, ha bussato alla porta della casa ubicata al civico 51 di via Savonarola e ad aprire è stata la signora Loredana Lopiano, 47 anni, di professione infermiera. La donna non avrebbe avuto neanche la possibilità di domandare al giovane il motivo che l'aveva spinto a presentarsi a quell'ora a casa sua, che il 19enne, che aveva già nella mano un coltello, le ha inferto dei fendenti. Il giudice dell'indagine preliminare Carmen Scapellato ha già fissato il calendario dell'udienza con l'inizio del 21 ottobre, con la requisitoria del pubblico ministero Tommaso Pagano e con le arringa degli avvocati Sebastiano Troia, Francesco Barberi e Carmela Coffa per le parti civili. Successivamente, il 4 novembre, il difensore dell'omicidio avolese, avvocato Antonino Campisi, illustrerà la propria arringa, a conclusione della quale però il GIP Scapellato non si ritirerà in Camera di Consiglio per decidere il verdetto. Il GIP Scapellato ha infatti rinviato la Camera di Consiglio all'udienza del 25 novembre per consentire al pubblico ministero e ai difensori delle parti civili dell'imputato di effettuare eventuali repliche. Poi, una volta che tutti avranno ribadito le loro richieste, il GIP Scapellato entrerà in Camera di Consiglio e ritornerà in aula solo dopo aver maturato la sentenza da pronunciare sul conto di Giuseppe Lantieri, che ha chiesto infatti di essere giudicato con rito abbreviato. Gli avvocati Sebastiano Troia e Francesco Barberi, quest'ultimo del foro di Reggio Calabria, rappresentano il marito e i figli e i familiari della vittima, signora Loredana Lopiano, mentre l'avvocato Coffa difende un centro antiviolenza. L'imputato, dichiarato dalla psichiatra Elettra Cultrera assolutamente sano di mente, che al momento del delitto era in grado di intendere e volere, in sede di convalida del fermo indiziato del delitto, ha ribadito la versione fornita nel corso dell'interrogatorio, che è stato sottoposto dal pubblico ministero Tommaso Pagano.